Intanto noi continuiamo a regalarci belle voci che in giro per l'Italia e non solo arrivano a trovarci in questo pomeriggio di fine maggio, tra coraggio e tempo che insomma fa un po' capricci, ma a noi non ce ne importa nulla perché all'interno della radio il tempo non lo soffriamo, al di là di essere meteoropatici o meno qui dentro in questa scatoletta che sia web, lab, piuttosto che FMM, TT e DDT. Siamo praticamente contenti di essere protagonisti ogni giorno di nostri amici, di nostri ospiti. E quale ospite oggi vogliamo teste annunciare con Gaudio Evento e Nunzio Bobbis? Con noi c'è il nostro amico Franco Affilastro. Ma che bella presentazione, meravigliosa, simpatica. E sulla rima del maggio avrei detto baggio, non fosse altro che della splendida carriera conclusa in una delle più grandi squadre del mondo. Eccoci qui. E la mitica signora alla quale auguriamo una tripletta di gusto, dai. Certo, da italici o italiani che dir si voglia, io veramente sono contentissimo se questo dovesse poi essere il responso finale, cioè di questa vittoria juventina bianconera, che dir si voglia, che si porta a casa questa triplice situazione annuale, un po' ricalcando quello che fu dei tempi ormai nascosti e un po' perversi, quel famoso anno dell'Inter, che vabbè adesso io non voglio ricordarlo, però c'è stato, vabbè non macchiamo il latte col caffè, sì, o viceversa, il azzurro il cammino bianco nero della A proposito, si sta giocando in questo momento anche a Roma, da 15 minuti è iniziata questa partita, purtroppo giusto poco fa si sentiva anche dal nostro notiziario, caratterizzata da qualche incidente fuori stadio. Speriamo che non ce ne siano altri durante il corso della partita e che ci sia veramente una fraterna situazione di questo derby tra Lazio e Roma. Sì, perfetto, io non la sto vedendo però perché sono in compagnia del mio amico Pasquale. Ciao Pasquale. Alla guida della sua autovettura utilitaria, più utilitaria che mai. Dove stiamo andando con dove stiamo andando con questo utilitario? Stiamo ripercorrendo la solatissima costa tirrenica tra Sapri e Praia Mare. Quindi tra la spigolatrice e praticamente l'innesco della regione Calabria. Dell'Alto Tirreno Cosentino, il primo momento di incontro calabro dopo il nesto di terra della Basilicata che si tuffa nel Mar Tirreno per la sola maratea, no? E praticamente certo. Stiamo facendo questo tour alla scoperta di probabili occasioni estive, ma non sto qui ad annunciarti di cosa si tratta. Stai percorrendo una strada splendida che, al di là di essere i veri dei cedri, è anche un qualcosa che mi ricorda la memoria di un grande, di Mango. Sì, Mango a nord, Mango a nord di che è Lago Negro, ma siamo vicinissimi. Mango che poi insomma, se vuoi, ha annullato ogni confine, esatto. Praticamente è diventato un grande artista nazionale. Io ti ringrazio per lo spazio che mi concedi, perché so che vuoi parlare, sei curioso di conoscere le novità riguardanti la Radio Selection, che Missione Radio sta ormai. Senti, io sono contento, io sono veramente contento di questo. Esatto, io sono contento che Missione Radio sia arrivata etichetta poi di questa casa discografica, che domani comunque incontreremo tra le interviste di World Music Today con direttamente chi ne fa parte. Sì, domani so che avrai ospite Massimo Lambertini, esatto. Che è il manager di questa casa discografica che ha voluto Missione Radio all'interno di questo progetto, un progetto che racchiude le più belle canzoni di questi ultimi mesi della musica indipendente, della musica emergente di qualità. Ci abbiamo voluto mettere il nostro marchio, quello di Missione Radio, perché come sai Missione Radio suona la musica emergente di qualità in diverse FM station nazionali e anche attraverso web radio importanti nel panorama italiano. E non solo, mi suggerisce Pasquale, dice, ma tu con Missione Radio vai in onda anche in Belgio? Beh certo, abbiamo una emittente radiofonica belga che ha sposato da subito questo nostro progetto, questa nostra mission a favore esclusivamente della musica emergente di qualità. Quindi Missione Radio che mi arriva come etichetta per rappresentare questa situazione molto bella, di questo bel regalo comunque pre-estivo, e dentro con diversi artisti che sono stati scelti non a caso, ma con diciamo un criterio quasi narciso, mettiamola così, rispetto a quella che può essere la musica, no? Da specchio. Sì, limitiamoci a dire certosino, nel senso che abbiamo veramente sentito tutto.
Purtroppo mi spiace se in questa edizione della Radio Selection di Resiste Missione Radio abbiamo escluso qualcuno, con la promessa di recuperarlo magari per nella prossima edizione. Però abbiamo cercato veramente in maniera certosina, come dicevo prima, di selezionare la più bella musica emergente di questi ultimi mesi. A proposito, abbiamo è venuto un bel prodotto, un bel prodotto. Abbiamo incontrato prima Giovanna, che nell'interno di questo appuntamento di quest'oggi Wow Music Today ci ha raccontato qualcosa che si svolge anche a Latina, quindi c'è molto fermento in Italia per la musica emergente. Diciamo che siamo molto attenti a questo. Guarda, purtroppo sono molte occasioni non amplificate dalla televisione. Cerchiamo noi di fare da vetrina ai tantissimi concorsi canori che mettano in evidenza le grandi qualità di artisti che altrimenti gli altri, il grande pubblico, non conoscerebbe. Cantagirando 2015 è una kermesse davvero importante, dà spazio agli artisti dagli 8 anni in su, e quest'anno avrà in giuria niente poco di meno che una delle penne più prestigiose della storia della musica italiana, che è quella di Giulio Rapetti alias Mogol. Quindi è un momento importante, mi fa piacere che Giovanna Marchetti e un po' tutta la redazione di Cantagirando ha voluto anche noi di Missione Radio, ha voluto te di Wall Music Today, perché insieme si possa rappresentare anche questo tipo di manifestazione e di concorso canoro in Italia. Noi cerchiamo sempre di dare spazio, di confezionare ad hoc anche quella che può essere chiamata la cosiddetta musica emergente, che magari può suonare come novità, ma che novità fondamentalmente a volte non è, perché dietro ci sono ragazzi che da tempo, da anni si impegnano e cercano il famoso spazio per poter emergere, e noi ne diamo voce. Di questo ne sono veramente contento a 360 gradi o in 365 giorni, chiamiamolo un po' come vuoi, perché comunque Missione Radio, l'etichetta che domani intervisteremo, che viene rappresentata da quello che è ormai lo stampo che Missione Radio ne ha dato per questa uscita discografica, è comunque una bella conferma, perché quando si vuol fare un qualcosa per questo mondo in condivisione è giusto anche darle questa cassa di risonanza. Ovviamente trattasi, e ci tengo a dirlo, di giovani artisti che sono di qualità alla pari di tutti quei ragazzi che invece sono stati fortunati ad intercettare situazioni tra virgolette di comodo, come Amici o X Factor o The Voice, eccetera eccetera eccetera. Esatto. Quindi c'è veramente un nutrito gruppo di giovani che purtroppo non riesce a meglio identificarsi attraverso questo sistema di contest televisivi italiani, e ha necessità di invece esplodere anche attraverso modeste vetrine radiofoniche come per appunto le nostre. Questo ci fa piacere. Senti, io ti lascio a questa tua passeggiata con l'amico Pasquale attraverso la Riviera dei Cerri. Sì. E so che, come a proposito, visto che ci interessa saperlo e lo chiedo sempre, tu lo sai, meteorologicamente parlando come siamo messi? Oggi una splendida giornata di sole, il sole bacia un po' le anime disseminate su tutta la costa tirrenico-cosentina, un bel mare finalmente calmo, abbiamo avuto un po' di burrasca nei giorni scorsi e soprattutto di marosso nei giorni scorsi, invece adesso finalmente tutto è ritornato ad essere preestivo, come è giusto che sia per il mese di maggio. Senti, abbiamo delle novità, siamo prossimi anche Pasquale, ecco. Mi dice, siamo prossimi anche al prossimo fine settimana, che è un fine settimana che vedrà un ponte e vedrà la possibilità veramente di vivere un tantino di mare per più giorni in più, per un po' di vacanzieri che certamente sceglieranno quale meta turistica, la nostra, quella della costa tirrenica. E noi praticamente col cuore, soprattutto col pensiero, e perché no anche con il classico asciugamano e spiaggia da portata di piede, che può anche bruciarsi a determinate ore del giorno, siamo contenti di aver ospitato anche te domani con il nostro amico di questa ottima casa discografica. Devo dire la verità, affronteremo ancor più questo parlare, questo dare veramente anche agli altri, a chi ne ha bisogno, a chi ha volontà, spazio per quanto riguarda questa musica italiana di qualità e soprattutto emergente, ma
non direi, non direi emergenti, direi comunque di qualità, che penso sia la cosa più bella. Di qualità. E chiudo con per soddisfare una delle tue curiosità, perché tu sei il curiosone della situazione, lo dimostri attraverso le tue performance radiofoniche. Dimmi. Noi con adesso ci accingeremo, culetto sabordo nell'acqua, a vivere un po' nel nostro mare. Da qui a poco. Che goduria. Perché che goduria, ma che appuntamento alle ore 18 a fare questo bagno. Ma che invidia! Non dirmelo. Un'acqua che non è certamente tiepida, ma è fredda al punto giusto per tonificare un po' le nostre membra. Va bene. Grazie a Franco Filastro di Missione Radio. Seguite le Missione Radio attraverso web, attraverso Facebook, perché vi accorgete che la musica non è soltanto di qualità. Ciao, a presto, Ciccio.